me il benessere di un paese è come appunto il paese stesso sia in grado di rispondere ai problemi e alle esigenze delle singole persone, tenendo conto delle reali esigenze anche minime naturali, perciò anche il bisogno di un ambiente sano, di strutture adeguate che siano in grado appunto di lenire i problemi che possono avere persone con disabilità o che hanno bisogno appunto di un sostegno maggiore da parte della società. Il benessere, secondo me, al di là del benessere a livello economico, c'è un benessere, secondo me, leggermente più elevato, che è il benessere fisico, il benessere nello stare insieme agli altri, il benessere sociale. La premessa essenziale consiste nello studio e nell'avere anche servizi che ti possano permettere studi ottimali per poi raggiungere questo status. Innanzitutto per me il benessere è studiare all'aria aperta e avere sì, forse più tempo libero, anche più possibilità per il futuro, magari cercare di darci anche più opportunità perché noi siamo validi. Io credo che il benessere sia comunque legato alla possibilità, quindi avere la possibilità di fare ciò che ci piace, quello che vogliamo fare senza doversi preoccupare di gli aspetti economici del problema, quindi semplicemente impegnarci in quello che vogliamo fare e avere la possibilità di farlo, quindi sì, il benessere è possibilità.